Io credo che lo sguardo che si dà da questa stanza all'Ortobene, per chi abbia letto molto la Deledda e si immedesimi in parte anche nella solitudine di questa ragazza, questo sguardo lungo che dal chiuso della sua stanza lei portava verso la montagna, che ha ispirato tantissima sua produzione letteraria. Questa casa museo è stupenda, non cessa mai di sorprendermi, tale la bellezza, il concentrato dell'anima e dello spirito dell'Idiano, che è un museo straordinario e tale rimane. Negli anni Ottanta l'Istituto Etnografico, una volta acquisita la casa natale di Grazia Deledda dal comune di Nuoro, che a sua volta l'aveva acquistata dagli eredi della famiglia Sanna, che ne era proprietaria perché ceduta in vendita dalla famiglia Deledda, l'Istituto decide di dare corso a quello che era un mandato istituzionale, e cioè di allestire un museo dedicato alla scrittrice nella sua casa natale. Grazia Deledda nasce a Nuoro il 28 settembre 1871 in una famiglia benestante. È la quinta dei sette figli avuti da Giovanni Antonio e Francesca Cambosu. Vive l'infanzia e l'adolescenza a contatto con il mondo agropastorale, che frequenta la sua casa di Santupredu, nel cuore del capoluogo barbaricino. Dagli anziani apprende racconti popolari, fiabe e leggende tradizionali. Dopo aver frequentato la scuola sino alla quarta elementare, viene seguita privatamente da un professore, amico di famiglia, e infine completa la sua formazione da autodidatta. La passione per la scrittura si manifesta precocemente in Grazia Deledda. Giovanissima scrive racconti che vengono pubblicati a puntate su alcune riviste. La sua nascente vocazione letteraria provoca ostilità fra i suoi compaesani. Nonostante il soffocante pregiudizio verso una donna che si dedica all'arte, incoraggiata dal successo di critica e di pubblico, prosegue la sua attività di scrittrice. In questo mondo, come abbiamo detto, così chiuso, delimitato da montagne, profondamente maschilista, la donna, lei lo dice chiaramente, era costretta a stare a casa. Quando usciva doveva essere accompagnata, durante i periodi tremendi del lutto poteva stare, questo lutto poteva durare anche 5 anni. E lei che cosa aveva? Non aveva altra soluzione se non contemplare questo magnifico paesaggio che aveva tutto intorno, che era un paesaggio di montagne, di alberi secolari. Il museo fu allestito una prima volta all'apertura utilizzando le donazioni fatte dalla nuora di Grazia Deledda, manoscritti, documenti, ritagli di stampa, critica letteraria e anche l'originale tavolino che è qui in questa stanza esposto, che Grazia Deledda portò da Nuoro a Roma e che tenne lì e ci lavorò anche quando realizzò il suo studio romano. La cucina è un altro luogo importante nella scrittura, è come presenza, è un ambiente in cui è interno alla casa ma anche esterno, perché c'è una porta col cortile triangolare non regolare da cui entravano tutti quei visitatori, non entravano dalla porta centrale della casa ma entravano dalla porta laterale, dove potevano appunto accedere con il cavallo, fermare il cavallo, scaricare le bisacce ricche di prodotti che venivano dalla terra e dalle terre in particolare appartenute alla Deledda. Questo spazio è un altro spazio sacrale nel complesso della casa e del ricordo dell'Ediano. Anche questo è un luogo di memorie, è un luogo di memorie ma di scrittura dell'Ediana. Questo spazio è presente nelle figurazioni
di Giuseppe Biasi. Giuseppe Biasi, che è stato uno dei più importanti pittori sardi, chiede alla Deledda, ormai diventata famosa, di illustrare i suoi racconti soprattutto. E illustra alcuni racconti, per esempio della raccolta a chiaroscuro, sia La Volpe sia La Festa del Cristo, che è una delle più belle novelle della collana e della raccolta appunto di chiaroscuro. Ora, perché cosa vediamo ancora intatto? E nelle figurazioni di Biasi compare il pozzo. E le descrizioni qui che vediamo qui alle mie spalle del pozzo appaiono tali quali nelle figurazioni dell'incendio nell'oliveto. Nell'ottobre del 1899, Grazia Deledda si trasferisce a Cagliari. Qui conosce Palmiro Madesani, funzionario del Ministero delle Finanze, e lo sposa l'11 gennaio del 1900. Nello stesso anno si trasferisce a Roma, dove nascono Sardus e Franz, i due figli della coppia. Nella capitale trascorre un periodo determinante per la sua formazione di scrittrice. In una lettera indirizzata e rivolta al marito Palmiro dice: sono anni difficili, noi non siamo ricchi e quindi dobbiamo lavorare molto. E io non sono venuta in questa capitale, le capitali sono care, se non per lavorare, per affermare me stessa, affermare la mia scrittura. E già da questi primi accenni c'è questo senso, questa forza di una volontà adamantina che sa che crede fermamente nella forza della sua scrittura e vuole arrivare lontano. Molte storie, per esempio, raccontano che lei, stando a Roma, non frequenta i mercati del suo quartiere. L'ultima abitazione, abbiamo detto, è via di Porto Maurizio, cioè il quartiere Italia, e la vedevano passare, la vedevano andare a fare la spesa, e lei aveva anche una domestica, intendi? Non sapeva cucinare, però preparava, nonostante tutto, preparava la cena per i familiari. E questo lo sappiamo anche da un racconto di un cronista del tempo, che andando a intervistarla, anzi dandogli la notizia del ricevimento del Nobel, la trova a tavola col marito e con i figli, e la cena l'aveva preparata lei. Quindi vede un aspetto di una Deledda quotidiana che molti definivano massaia. E lei rispondeva: sì, sono una massaia, però una massaia che scrive, perché la scrittura è fondamentale nella mia vita, era proprio, come ho detto prima, un dovere morale. Questo è Anzio, sempre del 1908, la Deledda madre affettuosa e nel contempo anche severa. Come puniva i figli, per esempio? C'è una notazione bellissima, come li puniva? Si toglieva il dialogo, come facevano le donne sarde. Se i figli cadevano in errore, non è che li metteva in castigo, no, non ci parlava, li lasciava senza comunicazione con la madre. E molte donne in Barbagia fanno questo. Quindi lei porta in aroma tutte quelle che sono le abitudini della donna barbaricina, della donna indubbiamente chiusa in se stessa, senz'altro, introversa, senz'altro, però anche estremamente generosa e aperta agli altri. La Deledda a Stoccolma, quando riceve il omaggio della legazione italiana, e alla sua sinistra, la foto, si vede in secondo piano il bel Madesani, perché gli dice: io ho avuto un matrimonio fortunato, indubbiamente, perché Madesani era un uomo molto spiritoso, era un amante, un melomane, suonava il pianoforte, ed è uno che ha capito subito questa donna e l'importanza, la grandezza e l'intelligenza della donna che sposava, che non era una donna bella, lo sappiamo benissimo e si vede da queste immagini, però lui ne rilevava tutta quella che era la grandezza emotiva, la grandezza di una scrittrice, come appunto era lei, di una grande scrittrice. Accolta con favore dalla critica, Grazia Deledda si dedica con passione al suo lavoro. Pubblica decine di romanzi che vengono tradotti anche all'estero. Tra i suoi estimatori lo scrittore russo Maxim Gorky, l'inglese David Herbert Lawrence e il poeta Giuseppe Ungaretti. Ungaretti, quando dopo l'incontro con la Deledda a Cervia, viene a visitare Nuoro e dice: io sto facendo un giro deleddiano e ogni pietra di questo luogo grida la presenza, urla, dice, la presenza della poesia della Deledda. È un'immagine bellissima, poche frasi, ma sono frasi che sintetizzano quello che è il mondo enorme poetico di questa donna, che ha fatto urlare di poesia questa terra, in particolare questo luogo e questa casa.
Il 10 settembre del 1926 l'Accademia svedese assegna il premio Nobel per la letteratura a Grazia Deledda, con questa motivazione. Per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale che ritrae in forme plastiche la vita qual è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano. L'alta onorificenza viene ritirata il 10 dicembre del 1927. È sera quando Corrado Sofia, il giornalista della Fiera Letteraria, bussa alla porta della Deledda. Vuole dare per primo, e darà, e sarà così, per primo la notizia che la Deledda ha vinto il premio Nobel. È un momento di sospensione nella casa della Deledda, che si stava prestando a cenare. E lui dice: ma tante volte il marito commenta, abbiamo pensato che questo premio arrivasse alla Deledda, speriamo che questo sia reale. Dice: sì, è reale, perché ho ricevuto dall'agenzia Stefani la notizia del conferimento. E la Deledda sorride con gli occhi al marito, ma non fanno grandi commenti, sono contenti, perché si vede che sono contenti, e soprattutto la Deledda, che finalmente vede riconosciuto tutto quello che le aveva scritto sulla sua vita, sulla sua vita, sulla sua storia, sulla sua gente. E dice al giornalista: vede, il popolo mi ama, guardi quel mazzo di fiori che c'è sul mio il tavolo dello studio, me l'ha portato stamattina una donna del popolo di Nuoro. Il popolo mi ama, i borghesi no, perché i borghesi mi accusano di aver riempito i miei romanzi di storie di banditi, di sangue, di lotte fratricide, di aver cioè disonorato il mio paese. Ma io con la scrittura non ho disonerato il mio paese, l'ho reso immortale. E mentre avvengono tutte le celebrazioni intorno a lei, i tè letterari importanti, incontra Selma Lagerlöf, si guardano, si scrutano, la Selma arriva tutta ingioiellata, addirittura si mette al collo la medaglia del Nobel, che era piuttosto voluminosa, ingombrante. Si guardano le due donne e che cosa fermano? L'attenzione sulle mani. E una dice all'altra: che belle mani che ha. E l'altra risponde: anche lei. E si trovano quindi accomunate da questo elemento, la mano. La mano come strumento di scrittura di entrambe, ed è bellissimo. E questo ricordo, appunto, è un ricordo scritto dalla Deledda, pubblicato sul Corriere della Sera. Io non so fare discorsi. Mi contenterò di ringraziare l'Accademia svedese per l'altissimo onore che nel mio modesto nome ha concesso all'Italia e di ripetere l'augurio che i vecchi pastori di Sardegna rivolgevano ai loro amici e parenti nelle occasioni solenni. Salute. Grazia Deledda muore il 15 agosto del 1936 a Roma. Dagli anni 70 le spoglie della scrittrice sono custodite nella chiesetta nuorese della Solitudine, ai piedi del suo amato Monte Ortobello.